l'ultima relazione della professoressa Teresa Vale. Buongiorno, grazie della sua partecipazione. La professoressa Teresa Vale tiene una relazione dal titolo L'interruzione dei rapporti diplomatici tra Portogallo e la Santa Sede nel 1728, l'impatto sugli artisti e le opere in corso. La professoressa Vale si è occupata già da tempo dei rapporti Santa Sede, Roma, Italia e Portogallo con studi approfonditi e in anni più recenti si è occupata dell'argenteria barocca italiana e del ruolo degli scultori nell'ambito di questa produzione. È professore aggregato presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Lisbona e ha svolto incarichi e studi in varie istituzioni. La ringraziamo e do subito a lei la parola. Grazie. Vorrei innanzitutto ringraziare le organizzazioni di questa giornata di studi, la possibilità di presentare la mia relazione e vorrei anche ringraziare il professore Zuccari la presentazione. Comincio allora. Con queste parole, nel diario di martedì 14 dicembre 1728, Francesco Valesio informava sulle conseguenze provocate dall'ordine del re Giovanni V del precedente mese di marzo, che imponeva a tutti i portoghesi non residenti a Roma l'obbligo di lasciare la città. L'ambasciatore era partito il 20 marzo e tutti i suoi connazionali, senza fissa dimora, l'avevano seguito uno dopo l'altro. Aveva ricevuto l'ordine di chiudere le porte anche all'Accademia di Portogallo in Roma, provocando la diaspora dei giovani artisti portoghesi che videro così interrotto il proprio processo formativo nell'ambiente romano. L'interruzione dei rapporti diplomatici tra Roma e Lisbona nel 1728, in un momento in cui era in corso di realizzazione un cospicuo numero di opere d'arte commissionate da Giovanni V, coinvolgendo un altro tanto importante numero di artisti, ebbe conseguenze rilevanti. In questo contributo ci si propone di prendere in esame le relazioni tra arte e diplomazia e la ricaduta degli eventi sopra descritti sul lavoro degli artisti, in particolare su quello degli scultori argentieri allora impegnati in opere destinate alla Reale Basilica di Mafra e anche alla Basilica Patriarcale di Lisbona, poi distrutta dal terremoto del 1755. Attraverso l'analisi della corrispondenza intracorsa tra agenti più o meno improbabili, scelti tra i portoghesi rimasti a Roma, integrata da documenti provenienti da altre fonti, si cercherà di individuare e di mettere a fuoco le modalità con cui gli artisti riuscirono a proseguire quei lavori e come affrontarono le difficoltà determinate dall'emergenza causata dalla nuova situazione. Tra il Portogallo e la Santa Sede si erano manifestati segni di malessere sin dall'inizio dell'anno. Già nel mese di gennaio sembrava imminente una rottura. Fra i complessi motivi a monte di tale situazione emerge quello che sarebbe passato alla storia come il caso Bicchi, disegnato nunzio in Lisbona nel mese di settembre del 1709 e arrivato nella capitale portoghese nell'ottobre dell'anno successivo. L'annunziatura di Bicchi non fu bene accolta dal clero regolare portoghese fin dall'inizio, per i ripetuti abusi nella concessione degli indulti. Tale comportamento determinò il richiamo del cardinale a Roma, dove era giunta la notizia del suo operato non consono, che gli valse infatti una ammonizione formale. Il nunzio tuttavia non cambiò atteggiamento, ignorando le indicazioni diplomatiche emanate da Roma. Dinanzi a tale comportamento, Clemente XI non ebbe altra alternativa che rinunciare alla sua annunziatura, rivolgendosi all'auditore dell'annunziatura a Lisbona o annunzi straordinari, come nel 1714, al vescovo Giuseppe Ferrao, già a Lisbona, per la consegna delle fasce benedette al principe ereditario. L'atteggiamento del pontefice verso Bicchi determina inaspettatamente una interessata protezione dalla parte della corona portoghese che, quando la Santa Sede richiama il prelato a Roma per porre fine ai dissensi, se ne serve strumentalmente, sottraendolo all'influenza romana. E il re Giovanni V, infatti,
nel 1719, a richiedere formalmente per Vichy, come per gli altri nunzi, di ritorno dalle corti di Parigi, Madrid e Vienna, la porpora cardinalizia. L'investitura avrebbe confermato il giudizio sui meriti del nunzio circa la carica ricoperta, ma soprattutto sarebbe stato il riconoscimento, ciò che interessava al sovrano portoghese, di un ruolo paritario della corte del Portogallo fra le monarchie cattoliche. Per tutta risposta, Clemente XI si oppone alla richiesta della corona portoghese sia per negare il valore di Vichy, del tutto inadeguato al suo incarico, sia per non estendere il privilegio a monarchie considerate minore nel contesto europeo, sminuendo il prestigio delle corti francese, spagnola e imperiale. Il pontefice richiama dunque Vichy nominando Firrao suo successore nella Nunziatura di Lisbona. In opposizione alla decisione pontificia, Giovanni V non consente al Firrao di entrare nel paese e impone al Vichy di non abbandonare la Nunziatura fino a che non gli sia concesso il cardinalato. Alla morte di Papa Albani la situazione rimane immutata e neppure l'elezione di Innocenzo XIII, già nunzio a Lisbona, benché sostenuta dall'appoggio del sovrano portoghese, porta a un cambiamento. Addirittura Papa Conti, nonostante il re minacci di interrompere le relazioni diplomatiche, conferma come nunzio Giuseppe Firrao. Il successore, Benedetto XIII, tenta una mediazione garantendo la porpora cardinalizia al Vichy, in cambio del suo ritorno a Roma, ma Giovanni V non cede. Si giunge così alla rottura, nel 1728, dei rapporti diplomatici. Per ordine del re, la Nunziatura di Lisbona è sospesa e tutti i sudditi portoghesi sono costretti a lasciare Roma. La situazione vedrà una soluzione soltanto con l'avvento di Clemente XII, ma con la totale capitolazione pontificia. Accondiscendendo alle pretese portoghese, nel 1730, Papa Corsini promuoverà Vincenzo Vichy, rientrato a Roma nel 1731. Questo si sottomerrà al pontefice e sarà creato cardinale con il titolo di San Pietro in Montorio, sede prestigiosa di cui prenderà possesso con notevole magnificenza, finanziata dal re di Portogallo, agli inizi dell'anno successivo. Per quanto riguarda le conseguenze immediate, dobbiamo parlare un po' dell'Accademia di Portogallo. L'Accademia di Portogallo, che comincia la propria funzione verso l'inizio degli anni 20 del Settecento, è della sua istituzione che aveva lo scopo di contribuire alla formazione di giovani artisti portoghesi nell'ambiente romano, si sa ben poco. La sede dell'Accademia sembra fosse, sin dal 1722, Palazzo Magnani, via di Campo Marzio, che ho segnato qui nella pianta del Noli. E i suoi responsabili, José Correia de Abreu e José Jorge Scaira, mai nominati come direttore nella documentazione reperita. Alla data del 27, vale a dire un anno prima del blocco dei rapporti diplomatici, un altro documento ci consente di conoscere il nome dei allora 12 studenti che frequentavano l'Accademia. La scarsa documentazione pervenuta consente di appurare come il modello dell'Accademia portoghese non fosse l'Accademia di Francia, esempio indiscusso per tutte le accademie nazionali insediate a Roma, ma piuttosto l'Accademia di San Luca. Dal punto di vista amministrativo, il funzionamento dell'Accademia di Portogallo sembra essere integrato o dipendente dalla missione diplomatica nazionale nella città pontificia, almeno nei primi momenti di vita. Infatti, i documenti rivelano lo stretto, anzi inscindibile, rapporto dell'istituzione artistica con l'ambasciata e il suo ruolo come parte integrante di una più ampia strategia di politica estera che Giovanni V stava giocando sulla scena romana. La situazione dell'Accademia come parte o estensione della missione diplomatica della corona portoghese a Roma è plausibile e del tutto coerente con l'intera politica di affermazione dell'Urbe come palcoscenico privilegiato per la politica internazionale. Un'altra questione da chiarire è quella della direzione dell'Accademia. Che si tratti di José Correia de Abreu o di José Jorge Scaira, nella documentazione a oggi nota, nessuno dei due portoghesi compare come direttore. A loro, indipendentemente dalle cariche ricoperte, fu affidata la responsabilità di dirigere l'Accademia, il primo il settore degli artisti e al secondo quello dei musicisti.
Una delle specificità dell'Accademia Portoghese a Roma consisteva proprio nell'accoglienza degli artisti e dei musicisti, circostanza alla quale non era estraneo il gran interesse del sovrano per la musica. Un'altra particolarità era quella di ospitare l'Accademia Portoghese, oltre ai musicisti, artisti del settore delle arti decorative, ovvero orafi, fonditori, intagliatori, falegnami e ricamatori. Si tratta di una situazione che presenta alcuni parallelismi con l'Accademia di San Luca a Roma, ma che non trova eco nelle altre accademie nazionali sorte nella città pontificia. La rottura dei rapporti diplomatici del 28 ebbe come immediata conseguenza la chiusura dell'Accademia e l'abbandono di Roma da parte degli studenti, segnando irreparabilmente l'evoluzione delle arti in Portogallo. Le giovani promesse videro interrotta la propria formazione artistica e neppure le generazioni successive avrebbero avuto l'opportunità di contare sull'accoglienza di un'accademia nazionale a Roma. Infatti, nel 1632, benché le relazioni diplomatiche tra Portogallo e Santa Sede avessero segnato una ripresa, l'Accademia Portoghese non riaprì le porte. Le ripercussioni sulle commissioni e le opere d'arte in corso. Un altro fronte su cui si sono fatte sentire chiaramente le conseguenze delle interruzioni dei rapporti diplomatici tra Portogallo e la Santa Sede è quello delle commissioni di opere d'arte destinate a Lisbona. Dal 28 abbiamo notizie delle commissioni di Giovanni V tramite la corrispondenza tra due uomini che saranno di capitale importanza in tutto il processo. José Correia de Abreu, uno dei responsabili dell'Accademia di Portogallo, appena rientrato da Roma, come abbiamo visto, e Fra José Maria da Fonseca e Évora, un religioso francescano, superiore del suo ordine, residente a Roma dal 1712, dove era giunto facendo parte della missione diplomatica del Marchese di Fontes, che iniziò proprio quell'anno. A Roma rimase fino al 1740, quando, nominato vescovo di Oporto, rientrò in patria dopo aver compiuto dal 1732 in poi l'incarico di ambasciatore di Portogallo. La figura di Fonseca Évora, che abbiamo studiato, un frate francescano e non un membro dell'aristocrazia o dell'alto clero, è piuttosto inconsueta per un ambasciatore. Ma proprio grazie al suo ruolo presso il convento di Santa Maria Aracelli, dove resideva, fu per lui possibile rimanere a Roma negli anni dell'interruzione delle relazioni diplomatiche. Fonseca Évora poté quindi seguire gli interessi portoghesi nella città pontificia e in particolare dare il dovuto seguito alle committenze reali, soprattutto per Mafra, allora in corso, sia per le sculture che per gli argenti e i paramenti destinati alla basilica. In veste di superiore prelato generale dell'intero ordine francescano, di cui era stato anche visitatore e riformatore apostolico, Fonseca Évora si era occupato di varie commissioni artistiche, tra cui la statua di San Francesco di Carlo Monaldi per la Basilica Vaticana, di opere di restauro e di bonifica, queste dirette dall'architetto Filippo Raguzzini della Cappella Savelli in Aracoeli, e di altre numerose importanti imprese collegate ai francescani, pardon, come le decorazioni eseguite in occasione delle canonizzazioni di santi francescani. Queste del 27 e del 28, appunto. Nonostante ciò, in realtà egli non aveva la stessa dimestichezza nel trattare con gli artisti di Correia de Abreu, cosa che quest'ultimo aveva fatto costantemente durante il suo soggiorno romano, occupandosi, oltre che dell'Accademia, delle committenze reali. È necessario sottolineare a questo punto che proprio in conseguenza del conflitto diplomatico del 1728 sono coinvolti due uomini, entrambi agenti della corona, in circostanze che possiamo considerare anomale. Il primo da Roma, obbligato a tornare in Lisbona, da dove svolse il compito affidatogli, e l'altro un frate francescano, che non avrebbe dovuto neppure essere implicato, e che l'evento ebbe inevitabili effetti sulla realizzazione delle opere destinate a Lisbona.
Le lettere tra Corriere di Abreu e Fonseca Evora ci mostrano come entrambi abbiano dedicato le proprie energie a soddisfare i desideri e a tradurre in atto gli ordini del re Magnanimo. Nelle sue missive, pullulanti di italianismi, risultato del lungo soggiorno romano, Corriere di Abreu si impegnava a istruire il francescano, meno pratico degli aspetti specifici riguardanti le commissioni. In lui, profondo conoscitore dell'ambiente artistico-culturale romano e esperto funzionario dell'apparato burocratico dello Stato, Fonseca Evora trovò una valida guida, fonte costante di utili suggerimenti e consigli. Lo scambio epistolare sulle commissioni artistiche intercorso per anni fra i due agenti della corona riporta dunque le frequenti e puntuali notti di Corriere di Abreu. Oltre a istruzioni particolareggiate, vi si trovano indicazioni sulla qualità e osservazioni sul prezzo dei manufatti, ma anche vere e proprie rimostranze con conseguenti rimproveri per il tenore delle opere spedite a Lisbona. Quando necessario, si sottolinea la mancata corrispondenza rispetto alle attese e alle esigenze di rappresentanza per una basilica reale come Mafra. Non mancano segnalazioni di manufatti di cui si teme l'arrivo in condizioni non ottimali, quanto all'espedizione da Roma, il frate francescano, nominato ambasciatore dal re Magnanimo, si limitava a dar conto delle nuove azioni intraprese e delle opere via via imbarcate alla volta del regno. Tra gli oggetti d'arte di committenza romana ricordiamo in particolare quelli realizzati per la Basilica Mafrense, senza dubbio la più grande impresa regia da ricondurre alla missione, in modo informale prima e ufficiale dopo, di Fonseca Evora a Roma. E fra questi le sculture e le oreficerie acquistate appunto su ordine del re. La corrispondenza relativa allo scambio tra Lisbona e Roma negli anni dal 28 al 35 reca una testimonianza eloquente, benché parziale, della procedura seguita per la commissione delle 58 statue di due rilievi e di un crocifisso monumentale per la Cappella Maggiore, destinati alla Basilica, quest'ultima alla Cappella Maggiore, condotte a termine da una nutrita squadra di scultori attivi non solo nella città pontificia, ma anche in altre regioni italiane, in particolare nella Toscana, dove Fonseca Evora si recò di persona, per cui tante di queste statue di Mafra furono realizzate da scultori fiorentini e toscani in generale. La fonte principale per individuare e comprendere i motivi che portarono alla scelta e al reclutamento di 26 scultori per i lavori di Mafra è la lettera inviata da Corriere di Abreu a Fonseca Evora da Lisbona il 10 maggio 1730, nel pieno della crisi diplomatica. Il contenuto della missiva consente di conoscere i criteri cui gli artisti dovevano attenersi per la fattura delle opere di scultura e su quali requisiti dovesse basarsi la scelta degli artisti stessi. È una carta, è una lettera particolarmente interessante, perché non abbiamo tempo di trattare qua, ma però importa notare che questa stessa lettera del maggio del 1730 consente inoltre di chiarire alcune dinamiche attinenti alla selezione degli scultori e nello stesso momento spiega le ragioni del loro personale coinvolgimento in questa vicenda, condizionata, lo ribadiamo, dalla rottura dei rapporti diplomatici tra Roma e Lisbona. Fra gli scultori selezionati da Fonseca Evora e Corriere di Abreu è d'obbligo ricordare Carlo Monaldi, responsabile delle esecuzioni di 7 statue e di un rilievo. Non è solo la disponibilità a giustificare il suo impegno per la fattura di un numero davvero notevole di opere. Altri fattori, e segnatamente le commissioni in precedenza eseguite per l'ordine francescano, abbiamo menzionato la statua di San Francesco per la Basilica Vaticana, avranno concorso a indirizzare la scelta su di lui. Giocò d'altro canto un ruolo senz'altro fondamentale il fatto che Monaldi avesse esercitato funzione di professore presso l'Accademia Portoghese di Roma, di cui Corriere di Abreu fu uno dei responsabili, per cui questo legame ai due agenti, diciamo, coinvolti in tutto quanto, in tutta questa commissione per Mafra. Un altro settore di interesse delle commissioni destinate a Mafra, ma anche alla Basilica Patriarcale di Lisbona, che come abbiamo detto
fu distrutta dal terremoto del 1755, emerge dalle lettere scambiate tra Fonseca, Évora e Correia de Abreu, quello degli argenti, elementi fondamentali per le celebrazioni liturgiche e allo stesso tempo uno degli aspetti che meglio caratterizzano le commissioni italiane di Giovanni V. Del grande corredografo fatto eseguire a Roma per Mafra, sopravvivono oggi soltanto pochi pezzi, anche se sappiamo che erano tantissimi di più. Sei calici, una abside e sei reliquiari di argento, gli altri pezzi di argento dorato, opera degli argentieri Giacomo Pozzi, Giovanni Paolo Zapatti, Giovanni Francesco Arrighi e Antonio Arrighi. Questi oggetti testimoniano tuttavia una serie di commissioni molto più ampie, per la cui realizzazione fu determinante il ruolo svolto non solo da un religioso come Fonseca e Évora, ma soprattutto da un funzionario reale come Correia de Abreu. Quest'ultimo, infatti, dedica grande attenzione e molta cura nel fornire le istruzioni riguardanti le suppellettili liturgiche e in particolare gli argenti, non limitandosi a lunghe e dettagliate istruzioni scritte, ma inviando i relativi disegni. Si tratta di veri e propri progetti che gli argentieri avrebbero dovuto utilizzare come chiaro e diretto riferimento nell'adeguamento alle misure, alle proporzioni delle parti e alle altre caratteristiche richieste per i pezzi. Questo aspetto, tra gli altri, evidenzia il controllo esercitato da Lisbona sulle commissioni romane, lasciando trapelare dei dubbi sulle effettive capacità di Fonseca e Évora nel condurre in porto l'impresa affidatagli. Le lettere successive danno segno di una certa insoddisfazione, sia per la scarsa qualità dei pezzi nel frattempo arrivati, problema imputato sia all'eccessivo carico di lavoro degli argentieri coinvolti, Pozzi, Zapatti, ben conosciuti di Correia de Abreu, che con loro aveva lavorato nell'Accademia del Portogallo, sia per le cattive condizioni dell'imballaggio, che è una questione ricorrente in queste lettere. Nell'agosto del 1729, Correia de Abreu si preoccupava di comunicare a Fonseca e Évora una serie di precisazioni, per esempio circa l'ostensorio che in precedenza era stato richiesto, e di ampliare ulteriormente l'ordine chiedendo l'invio di altri 33 calici. Ancora una volta, la lettera era accompagnata dal risco, cioè del disegno progettuale da seguire per la realizzazione dei calici. Preoccupato che i pezzi ordinati arrivassero tutti in buone condizioni, Correia de Abreu ricorda anche, infine a Fonseca Évora, di farli viaggiare nelle rispettive custodie. E mi avvio alla conclusione. Tutto questo ci consente di capire chiaramente come tra Lisbona e Roma, in un momento in cui tutti i contatti diplomatici ufficiali erano sospesi, continuavano a circolare spiegazioni scritte e disegni perché le commissioni potessero procedere senza subire le conseguenze della politica estera di Giovanni V. Da Lisbona, Correia de Abreu continuava a fornire ulteriori indicazioni non solo sulla forma o sulla decorazione dei pezzi d'argento, ma anche relativamente ai prezzi, alle scadenze da rispettare e al corretto imballaggio delle opere perché non subissero danni durante il viaggio. E a Roma, Fonseca e Évora sorvegliava sull'andamento delle commissioni e seguiva l'esecuzione delle opere. Quanto la rottura dei rapporti diplomatici tra il Portogallo e la Santa Sede abbia influito sul risultato finale, forse non lo sapremo mai, perché ignoriamo come sarebbero andate le cose se l'ambasciatore Conde de Schalweier e il responsabile dell'Accademia portoghese Correia de Abreu fossero rimasti a Roma e tutto fosse andato avanti in modo regolare. Molto probabilmente Fonseca Évora non sarebbe mai stato nominato ambasciatore e le sue scelte, per quanto riguarda gli artisti destinati a soddisfare le committenze reali, sia durante quel particolare periodo tra il 1728 e il 32, sia dopo la ripresa delle normali relazioni diplomatiche tra i due stati, non avrebbero avuto l'impatto che oggi appare ai nostri occhi. Grazie.